gli oltre 300.000 italiani che ricevono ogni anno una diagnosi di tumore hanno, tra i tanti problemi che devono affrontare, anche quello di un aumentato rischio cardiovascolare. Ecco perché c'è una nuova disciplina che si sta affermando, che è quella della cardio-oncologia, e noi ne parliamo con la dottoressa Irma Bisceglia, che abbiamo incontrato qui a Rimini al congresso nazionale dell'AMCO. Allora, dottoressa Bisceglia, perché il paziente oncologico ha un aumentato rischio cardiovascolare? Ci sono vari elementi che contribuiscono, ecco, vorrei che ce li spiegasse. Grazie per questa domanda, perché è un po' cardine nel capire cosa che i tumori e le malattie cardiovascolari condividono gli stessi fattori di rischio. Quindi cuore e cancro sono assolutamente congiunti nel avere alla base dei meccanismi che determinano l'ipertensione, il diabete, il colesterolo alto. Quindi i fattori sono condivisi e questo determina cosa? Quindi che un paziente con tumore ha a maggior ragione un'espressione più alta del rischio cardiovascolare. E questa è la grande sfida del secolo, cioè se riusciamo a far prevenzione dei fattori di rischio nei pazienti con tumore che sono, abbiamo detto, più esposti a questo rischio, facciamo un servizio enorme nel prevenire la cardiotossicità, perché i farmaci che noi andremo ad usare, purtroppo per alcuni pazienti, soprattutto quelli con fattori di rischio e ancor più per i cardiopatici, possono aumentare la loro tossicità e il rischio di cardiotossicità. Ecco, ci sono però alcuni farmaci oncologici, anche molto importanti, che hanno una cardiotossicità proprio diretta, intrinseca. Quali sono le molecole principali cui fare un po' attenzione? Allora, diciamo che per noi cardio-oncologi, la cardio-oncologia è nata sostanzialmente con un'attenzione massima alle molecole, diciamo, più cardiotossiche nella storia, che sono le antracicline, che i pazienti riconoscono come le rosse, cioè queste flebo che determinano la caduta dei capelli e che hanno purtroppo una maggiore tossicità, anche se nel corso degli anni è stato un po' ridimensionato questo problema. Perché? Perché in realtà si è imparato ad usare dei dosaggi più bassi rispetto al passato, perché venivano usati dosaggi molto più elevati, ma soprattutto c'è una maggiore attenzione alla protezione cardiovascolare in corso di trattamento. Quindi noi abbiamo addirittura oggi delle linee guida che sono state scritte dalla Società Europea di Cardiologia, che ci consentono, ad esempio, proprio per le antracicline, ma per tutte le molecole, di poterle gestire prima, durante e dopo la terapia. Oltre alle antracicline mi rivolgo soprattutto alle donne col tumore della mammella, perché l'altra molecola fortemente attenzionata ab inizio nella cardio-oncologia è stato il trastuzumab, la molecola più, diciamo, tra virgolette, temuta in passato dai cardio-oncologi. Anche per questa molecola oggi siamo in grado di gestire il rischio, che non è così alto come si pensava all'inizio, ripeto sempre, perché si è sempre più fatta attenzione al tipo di paziente che affronta quel trattamento, a come gestire il rischio di quel paziente. Ma soprattutto, secondo me, la rivoluzione che abbiamo ottenuto in questi anni è stata quella di consentire, attraverso un nuovo messaggio fondamentale della cardio-oncologia, la cosiddetta cardio-oncologia permissiva, cioè noi riusciamo a gestire anche delle lievi, moderate cardiotossicità con dei farmaci che consentono ai pazienti, addirittura nonostante una tossicità, di portare a compimento le loro terapie salvavita. Quindi questo, secondo me, è stato uno dei traguardi più grandi della cardio-oncologia. Senta, visto che il nostro giornale si occupa prevalentemente di farmaci, quali sono questi farmaci, chiamiamoli quasi antidoti, che utilizzate per contrastare la cardiotossicità di alcuni dei farmaci oncologici che ci ha raccontato? Allora, il cardiologo ha diversi strumenti nel proprio armamentario. Diciamo che utilizziamo i farmaci che abbiamo sempre utilizzati nella gestione dei pazienti con fattori di rischio da una parte, ma anche dei pazienti che hanno disfunzione cardiaca, sia essa asintomatica o sintomatica. Quindi utilizziamo farmaci a noi molto noti, quindi il paziente in qualche modo ci interpella su un qualcosa che conosciamo bene, e quindi utilizziamo i beta bloccanti, gli ACE inibitori, i sartani, utilizziamo anche i nuovi farmaci, perché la cardio-oncologia sta sicuramente affiancando la cardiologia nella gestione identica del paziente, cioè il paziente oncologico è come il paziente cardiologico quando diventa oggetto di una cardiotossicità. Quindi oggi noi riusciamo
a compensare le situazioni sfavorevoli, siano esse sintomatiche, ma soprattutto poi nelle forme asintomatiche, possiamo sicuramente comportare dei percorsi completamente cambiati. Basti pensare, tumori del tratto urogenitale, utilizziamo delle molecole, utilizzano anzi gli oncologi e i VEGF inibitori che danno tipicamente ipertensione. Noi abbiamo addirittura adesso, grazie alle linee guida e anche ai percorsi che abbiamo strutturato, la possibilità di trattare al meglio questi pazienti anche quando hanno crisi ipertensive ripetute. Altri farmaci sono quelli ematologici, quindi oggi le leucemie, i linfomi, rientrano nella categoria già descritta, ma oggi i linfomi ancora, ma anche forme di leucemia, utilizzano farmaci impressionanti che hanno cambiato la storia, anche il mieloma. E uno di questi farmaci, ad esempio, che noi cardiologi stiamo parecchio attenzionando, è nei pazienti con la leucemia linfatica, è l'ibrutinib, una molecola che all'inizio ci ha messo un po' paura perché dà una maggiore incidenza di fibrillazione atriale. Noi riusciamo a intervenire su questi pazienti consentendo loro di fare il trattamento e di fare l'anticoagulazione, e questi sono alcuni dei tanti farmaci. I farmaci sicuramente rivoluzionari sono gli immunoterapici, che hanno in questo momento inondato gli ambulatori di oncologia, e su questi dobbiamo fare veramente molta attenzione, perché al di là di una tossicità che abbiamo un po' temuto durante i trattamenti con le famose miocarditi da immunoterapia, che però sono rare, ma vanno sicuramente anche queste intercettate, abbiamo tutti gli strumenti per farlo perché abbiamo dei protocolli, abbiamo anche il follow up di questi pazienti che si è visto che hanno una maggiore tendenza a sviluppare aterosclerosi, e quindi dovremo sorvegliare anche l'inizio di fenomeni tipo cardiopatia ischemica in pazienti che prima non immaginavamo proprio che potessero accedere ai nostri ambulatori nel follow up. Bene, dottoressa Bisceglia, grazie di quello che ci ha raccontato. Quello che è importante è che mi sembra emerge un messaggio di tranquillità, di sicurezza, anche perché oggi c'è appunto perché dei professionisti siamo alleati, che appunto si prendono cura di questi aspetti che sono molto importanti. E questa è la nostra mission. Grazie.